La trombetta, gli occhiali da vista, gli strumenti che servivano a mortificare e rafforzare la fede. Tutti i cimeli che rendono vivo il ricordo di Padre Manzella tra le mura dell'Istituto Divina Provvidenza. La storica casa di riposo di Sassari fu fondata dal sacerdote missionario agli inizi del Novecento per creare un luogo di accoglienza per malati cronici e derelitti. Un'oasi protetta dove colmare le lacune del servizio sanitario pubblico. L'istituzione, nata nel 1910 in un piccolo edificio, celebra 100 anni di storia. Oggi la casa di riposo della Divina Provvidenza ospita 150 anziani e dà lavoro a 60 persone. Una quota di posti letto continua a essere riservata gratuitamente per i più poveri. Ma la carità cristiana ha bisogno di essere aiutata. L'istituto sta attraversando un momento di grave difficoltà finanziaria, un problema che puntualmente viene risolto dal grande cuore dei sassaresi. Il presidente rinnova l'appello alla cittadinanza, chiedendo loro un'offerta di 15 euro l'anno perché la Divina Provvidenza non chiuda le sue porte. La storia dell'istituto è ripercorribile visitando una mostra fotografica nella sede di via Padre Taddei. Chi vuole approfondire i suoi contenuti può sfogliare il libro curato da Mario Matteo Tola. Il volume è stato presentato nelle sale della Camera di Commercio, tra i relatori, il rettore dell'Università di Sassari Attilio Mastino e l'onorevole Mario Segni. Il libro ripercorre la storia un po' della carità a Sassari, soprattutto quella che scaturisce dalle associazioni vincenziane, delle signore, soprattutto quindi delle dame, ma anche dei signori. Quindi racconta un po' cosa avvenne dalla seconda metà dell'Ottocento in poi e nei primi del Novecento con l'intervento più decisivo di Padre Manzella, che spinge a creare nuove attività e nuove imprese per l'assistenza ai più poveri, ai più deboli e ai più miseri. Il corpo del missionario riposa dal 1941 nella cripta della Chiesa del Santissimo Sacramento. Il processo di santificazione è in corso da alcuni anni. Per i sassaresi, Padre Manzella è già santo.